Raggiunto dal Comune di Salerno l'accordo con Guardia di Finanza e Demanio, è questione di giorni ora prima della ratifica dello stesso, che consentirà di aprire una nuova area di parcheggio nella zona centrale della città. A fianco del Genio Civile, a pochi metri dalla villa comunale, il parcheggio sarà utilizzabile nei pomeriggi e durante fine settimana per l'intera giornata. Abbiamo inviato sia la documentazione che la convenzione all'attenzione del Demanio, che ha portato alcune, diciamo, integrazioni alla convenzione da sottoscrivere. Io mi auguro che nei prossimi giorni questo documento possa essere appunto controfirmato da tutti i soggetti, cioè da Salerno, dal Comune di Salerno, dal Corpo della Guardia di Finanza e dal Demanio, per poterla dare la possibilità di fruirne nei pomeriggi. Tutti i pomeriggi, anche poi completamente nei fine settimana, dal venerdì a lunedì, però lasciando anche una parte in piena, diciamo, disponibilità delle forze della Guardia di Finanza. Sono certo che nel giro di una settimana al massimo noi potremo arrivare alla definizione della convenzione e dare avvio ai lavori di sistemazione che si riguardano. Un po' di sistemazione fondamentalmente del fondo stradale e la predisposizione poi di tutte le apparecchiature per garantire l'accesso attraverso il sistema di bigliettazione, così come nelle altre aree di parcheggio della città. Intanto sono ripresi anche i lavori a Piazza della Libertà e in via Ligea, altre due aree strategiche per il piano parcheggi della città di Salerno. I lavori in Piazza della Libertà hanno ripreso a pieno ritmo dopo la parentesi purtroppo del Covid, e quindi chiaramente tutto il tempo per la consegna trasla in funzione del periodo di stop che noi avevamo previsto entro fine anno. Evidentemente, insomma, questa sarà un po' difficile mantenere questa previsione, però i lavori hanno ripreso a pieno ritmo e quindi verificheremo man mano se riusciamo a recuperare un po' del tempo, tra virgolette, perso. Mentre in via Ligea, dopo l'intervento che ha riguardato proprio la sistemazione della vasca nella quale si mette la tubazione sottomarina che arriva da Cetara, partiremo con la sistemazione, con un progetto di concerto con l'autorità portuale, di tutta l'area di parcheggio di via Ligea, che potrà essere pienamente fruita da tutti coloro i quali, particolarmente nel periodo estivo, vanno verso la spiaggia del Bay Hotel.